Hello! Oggi ho fatto una lezione per aiutarvi di migliorare lo speaking. Tante persone mi hanno chiesto che cosa posso fare? Voglio migliorare lo speaking, ma non ho nessuno con cui posso parlare. Questa è una situazione molto, molto comune. E oggi io vi spiego esattamente che cosa dovete fare per migliorare lo speaking da solo. Ovviamente, quello che dico oggi, io non sto dicendo è meglio di avere un madrelingua con cui puoi parlare, però anche se hai qualcuno, comunque queste cose che vi spiego oggi devi fare. Quindi avere un madrelingua per parlare con loro, diciamo, è un bonus, perché non è vero che non puoi migliorare lo speaking da solo. E oggi vi spiego esattamente cosa devi fare. Ok, in questa lezione io vi spiego il processo che devi seguire per essere in grado di parlare fluentemente. Poi, dopo, io vi do dei consigli e dei esercizi pratici che devi fare a casa per mettere tutto in pratica. E poi vi prometto che parlando inglese fluentemente non sarà più un sogno. Sarà una cosa possibile, ok? Quindi devi guardare tutto questo video e poi alla fine sarà molto, molto più chiaro, ok? Let's go! Ok, questo processo che devi seguire, cos'è? Praticamente ci sono tre parti principali. La prima è input, la seconda output e la terza repeat. Ma che significa questo? Ok, input. Cos'è input? Praticamente, prima di parlare, devi avere qualcosa in testa. Devi avere le parole, devi avere anche la grammatica, per essere in grado di eventualmente produrre qualcosa. Quindi, per mettere tutto nella testa, devi studiare. E quando io dico studiare, io non sto parlando solo degli esercizi scritti, eccetera, eccetera. Però, ovviamente, secondo me, aiutano molto. Però, guardare i film, ascoltare la radio, leggere i libri, giornali, riviste, qualsiasi cosa dove c'è l'inglese, è input. E praticamente devi mettere dentro la tua testa. Perché alla fine, se non c'hai niente in testa, niente inglese, non sarà mai possibile di produrre niente. Attento però, io non sto dicendo che devi avere tante cose in testa prima di parlare, assolutamente no. Qualcosa in testa ce l'hai, quindi potete già iniziare di fare le altre cose, ok? Ok, abbiamo già input, ce l'abbiamo già qualcosa in testa. E questo adesso, dove io voglio spiegare bene cosa dovete fare. Perché adesso questo è output. Output è l'abilità di parlare, di usare quello che hai in testa, produrre oralmente. Ok? E poi la terza parte, ovviamente, devi ripetere. Devi avere più input, più cose in testa, devi produrre, poi devi ripetere. È un ciclo così che devi fare sempre. Però ovviamente io so che cosa state pensando, ma come devo produrre? Questo è il problema. E io so, ok? E adesso vi spiego esattamente cosa dobbiamo fare. Io ho diviso questa parte output in due fasi. Abbiamo la prima parte, che io chiamo repetitive. E poi abbiamo la seconda parte, che io chiamo creative. E la parte creative è dove dobbiamo essere se vogliamo parlare in un conversation fluentemente. Però prima dobbiamo fare la parte repetitive. Ok, come imparano i bambini? Praticamente loro ripetono. Loro ascoltano diversi suoni, diverse parole, eccetera, e loro cercano di riprodurli. Questo è quello che dovete fare voi. Io, in questa fase, non sto dicendo che dovete creare diverse cose da niente per essere in grado di conversare. No, io sto dicendo che dovete solo ripetere l'inglese. Ma perché? Perché questo aiuta molto con i suoni inglese. Poi,
diventa più facile di parlare. Perché più lo fai qualcosa, più facile diventa. Praticamente stiamo allenando il muscle memory. Vi ricordate dell'altro video? Muscle memory è quando il cervello, la lingua, la bocca ricordano come produrre questi suoni, queste parole. E ovviamente poi parlare diventa facilissimo. Forse state pensando, ma io voglio essere in grado di parlare. Non voglio essere un pappagallo che ripete delle cose. Come here, come here, come here. Good. Are you saying it's time to go? Io capisco. Però questa è la prima fase. Prima di essere in grado di parlare fluentemente, devi fare questo, ok? Per piacere, dovete ascoltare. Ho fatto io, quando sono venuto qui in Italia. Mio suocero mi ha detto, devi ripetere. Tutto quello che dico io devi ripetere. Io stavo pensando, beh, perché? Però è vero, veramente. Io ripetevo le frasi. E poi, quando stavo in una situazione dove volevo parlare in un conversation, siccome ho già detto queste cose tante volte, io ero in grado di ripetere queste cose, è diventato molto più facile. Quindi funziona. Ok, poi la seconda fase dell'output è la parte creative. Questa è la parte creativa, dove non stiamo solo ripetendo le cose della prima fase, però siamo in grado di produrre quello che vogliamo dire in un conversation. Però questo è solo possibile se abbiamo fatto le prime parti. Input è la prima parte dell'output, la parte repetitive, ripetitivo. Tante persone mi dicono, mi blocco, io so le parole, so la grammatica, ma non riesco a dire. È per questo dovete fare la fase repetitive. È quasi impossibile di andare da una parte dove c'hai qualcosa in testa, di produrla perfettamente senza errori. Deve essere qualcosa in mezzo. E questa parte in mezzo è la parte repetitive. Perché come ho detto prima, il cervello, la bocca sono abituati di fare questi suoni e produrre queste parole. E per questo dobbiamo fare tutte e tre insieme. Dobbiamo fare input, output, entrambe le parti, e repeat, quindi ripetere tutto. Dobbiamo fare tutti insieme. Perché se noi facciamo input senza la prima fase dell'output, non possiamo parlare. Se noi non facciamo proprio l'input e cerchiamo di parlare, non c'è niente in testa di produrre. E se noi non ripetiamo, non diventiamo più abituati di parlare. Quindi dobbiamo fare tutto, è un ciclo che dobbiamo fare sempre. Non è una cosa che si può fare per un mese e poi basta, è una cosa che dobbiamo fare poco alla volta, però sempre. Ok, adesso abbiamo capito il processo. Io voglio darvi gli esercizi da fare per mettere questo in pratica. E veramente, se voi fate questi regolarmente, veramente si vede la differenza, vi prometto. Ok, quello che spiego adesso aiuta molto con la fase output repetitive. Quindi è una cosa che puoi ripetere sempre senza pensare di che cosa devo dire, eccetera, eccetera, per abituarsi la bocca, il cervello, di produrre le parole in inglese. E la prima cosa che aiuta molto sono tongue twisters. Cosa sono tongue twisters? Le sciolilingue. Queste sono ottime per parlare inglese. Perché con le sciolilingue è una cosa che si può memorizzare, sono corti, e puoi ripetere quando vuoi, e poi aiuta molto con i diversi suoni che noi abbiamo in inglese che non esistono in italiano. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Uno facilissimo che puoi fare è questo qui. Red lorry, yellow lorry. Quindi camion rosso, camion giallo. E devi ripetere. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Però devi ripetere, ripetere, ripetere. Perché ci sono i suoni qui, R, L e R di nuovo, che diventa molto più difficile per voi. Quindi più ripetete questo, più facile è di produrre questi suoni e poi
più facile di parlare quando vuoi parlare in un conversation. Quindi proviamo. Red lorry, yellow lorry, red lo... Ah, scusami, questa è una cosa anche molto importante. Guarda la bocca. Io sto aprendo la bocca molto, ok? Praticamente, voi italiani, voi parlate con le mani. Noi inglese, le mani non usiamo molto. Io un po' di più adesso, dopo 12 anni qui. Però, devi aprire la bocca molto di più quando state parlando in inglese per aiutarvi di produrre questi suoni. Ok? Quindi red lorry, yellow lorry, 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 red lorry, yellow lorry. Ovviamente, non è che riesce a fare così subito, però piano piano, farlo ogni giorno, un paio di volte ogni giorno, che ci vuole? Ok? Mentre stai in casa, in macchina, quello che è, c'è sempre tempo per ripetere questo. Poi ci sono tantissime diverse sciolilingue che potete fare. E sul description io metto gli altri, ok? Che sono molto molto utile. Ok, un'altra cosa che funziona molto, se ti piace cantare, karaoke. Perché praticamente, di nuovo, non è che devi pensare di niente, dovete solo riprodurre l'inglese, le parole. E poi devi cantare. E poi, di nuovo, come le sciolilingue, la bocca diventa abituato a produrre i suoni inglese. Oppure sul mio gruppo Facebook oggi, qualcuno mi ha detto, senti Joe, io ripeto le cose che dicono gli attori nei film. Puoi aiutare? Assolutamente sì. Perché di nuovo, se ripeti, 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 come un bambino, come imparano i bambini, e alla fine tutti i bambini riescono a parlare, tutti. Ok? Quindi ripetere, ripetere, ripetere. Adesso però voglio darvi qualche esercizi per la seconda fase dell'output, questa parte creative. E questo vi aiuterà molto di parlare in un conversation, di situazione reale in inglese. La prima cosa che puoi fare è un gioco che devi fare con te stesso e si chiama 30 seconds, 30 secondi. Praticamente tu devi scrivere diversi argomenti, quelli che volete, non lo so, sport oppure il film preferito, favorite film oppure favorite book oppure restaurants, quello che è. Poi devi pescare uno, devi scegliere quello. E poi tu devi parlare per 30 secondi su quell'argomento. Però, devi fare in questa maniera. Devi fare ad alta voce, ovviamente, ma poi anche devi, con il telefono, devi filmarti. Perché? Perché praticamente aiuta per due motivi. Quando tu sai che c'è qualcuno che sta guardando a te, crea un po' di ansia. Ma questa è una cosa bella, perché senza l'ansia quando stai praticando, quando c'è l'ansia vera quando devi parlare, ti blocchi, ti dico adesso. Quindi puoi creare un po' di ansia quando devi parlare. E poi dopo puoi anche rivederlo. Si può dire, forse devo migliorare questo, però questo ho fatto bene. E l'obiettivo è di essere in grado di parlare per 30 secondi, senza pausa, senza dire troppo, perché questo è parlare alla fine. Quando devi parlare in un conversation, tu di solito devi parlare per 30 secondi, 10 secondi, 20 secondi, quello che è, senza pausa. Non è che puoi avere la pausa ogni 3 secondi quando parli. Quindi è una cosa molto, molto utile e non serve nessuno per fare questo. Poi, la seconda cosa che devi fare per aiutare con questa fase, la parte creative, è che devi pensare ad alta voce. Perché? Perché di nuovo, in ogni minuto del giorno ci sono i pensieri che stanno in testa, sempre, 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 sempre. Questi devi dire ad alta voce in inglese, perché tu non sai di che cosa stai pensando sempre, vengono le cose automaticamente, e tu devi dirli in inglese. Lo so che può essere un po' stupido andando con, sai, il marito, la moglie, i bambini, eccetera, in casa, ma che cosa sta facendo? Però devi farlo, ok? Se preferite fare in macchina,
quando non c'è nessuno, e poi devi solo parlare. Quello che c'è in testa devi parlare, devi dirlo subito in inglese. Se ci sono gli errori non è un problema. E questo è molto importante. Io so che ci sono quelli che mo, se io sbaglio, non so se sto sbagliando, eccetera, come posso parlare bene. Non è vero. Prima di tutto, non è che devi parlare perfettamente. Ok? Due, abbiamo già fatto quelle di filmarti. Poi si vede gli errori e si può cercare di evitarli nel futuro. Queste sono le cose che si può fare per migliorare. Ok? Quindi è molto importante. Quindi per piacere, devi fare quello che ho detto. Ok? E poi si vede in 2, 3, 4 mesi, si vede la differenza. Ok? Quindi per piacere scrivi nei commenti se sei d'accordo e se non sei d'accordo, oppure se voi fate altre cose. Ok? Thank you very much for watching this video. Please subscribe and I will see you next time. Goodbye.